Andate avanti a mostrarvi alla giuria tutte insieme, tutte belle schierate lì davanti, almeno togliamo ogni dubbio. Siete ritirate, grazie Alex, grazie ragazze, potete uscire, prego. Perfetto. Grazie, grazie ancora. Lascerei la parola, direi due parole, a Costantino Bertona. Si può tagliare tranquillamente. Ma sei perché no? Perché devi caricarlo. Buonasera. Lascio la parola. Buonasera a tutti e benvenuti. È stata una bellissima serata. E aggiungo qualche parola a quello che ha detto Paolo Chiaramani. Come amministratori siamo orgogliosi di aver potuto organizzare questa semifinale. Vorrei fare i complimenti a tutta l'organizzazione perché è stata veramente fantastica e soprattutto anche complimenti a tutte le altre giurie perché sono fatto apprezzare 24 bellissime ragazze. Grazie, bella applauso, grazie mille, grazie. E volevo chiamare Cesare Roberto. È un pittore che ha messo in palio per la più votata un quadro. Questo quadro come gli è venuto? Un acquarello? Sì, è dei fiori, dei papaveri, fiori di campo. Fa lei fa il pittore di mestiere? No, sono appassionato. Hobby? Figlio d'arte. Grazie mille, volevo farla conoscere al pubblico perché ha messo in palio una bellissima cosa, grazie. Io lascerei anche la parola a un nostro grandissimo amico, Alessandro Brambilla, che lo chiamo qui a fianco a me. Anche a lui. Un bel applauso, grazie. Ciao Tiziana. Io mi congratulo con Matteo Romano perché ha coinvolto in qualità di giurati organizzatori importanti come Oltani, che ha organizzato i campionati del mondo di Varese 2008, non organizza soltanto la Treval di Varesino, il Gran Premio Reggio Insulica e il Giro di Padania. Ha coinvolto Valerio della Mobili di Sogno, organizzatore della Coppa Agostoni, e Macchi della Società Ciclistica Carnaghese, la società che organizza ogni anno una gara molto importante riservati ai professionisti. Grazie a Matteo Romano, grazie ai fratelli di carriera, questo concorso è cresciuto. Avrete notato anche che è diventato multietnico, non ci sono solo ragazze di origini italiane, ci sono anche ragazze che arrivano dall'est, arrivano da altri stati. Un grande successo a livello organizzativo, sarà sicuramente un grande successo anche la serata finale alla quale parteciperanno 12 belle fanciulle. La serata è andata via scorrevole,
ci sono ragazze degne di partecipare anche ad altri concorsi in cui la partecipazione è più numerosa, e ci sono ragazzi che grazie a Matteo Romano riusciranno a premiare i campioni delle grandi classiche di ciclismo. Per cui il mio encomio è soprattutto per Matteo Romano e per i fratelli di carriera. Grazie, grazie Alessandro, bellissimo applauso, grazie. E io richiamerei qui sul palco le 8 ragazze del ripescaggio e scopriremo chi saranno le fortunate che accederanno alla finale. Prego ragazze, prego, schieratevi. Voilà, eccole qui. C'è anche una clandestina che voleva entrare. Quali saranno fra queste? Siamo a posto con i voti? Ancora un attimo di pazienza, intanto non vi lascio in cattiva compagnia assolutamente. Qua ancora un attimo di pazienza, sarò una cosa conteggio. Qui si deciderà la sorte di queste fanciulle. Sei contenta di essere arrivata fino qui? Certo. Questa domanda proprio sfacciata, chi secondo te passi poi alla finale, secondo te? Speri almeno. Daniela, cosa pensi di se vai alla finale di ciclismo, cosa immagineresti di fare un ciclismo? Ti piacerebbe il Giro d'Italia e tutto? Certo, l'ultimo paio anni con il ciclismo, quindi è una bella passione, spero in finale. Spero, te lo auguro. Voi ragazzi avete qualche idea, magari qualcuno che è convinta di passare questa sera? Carla? Convinta del contrario, abbiamo convinta del contrario. Perfetto. Dimmi, verso Napoli vendo anche io. Verso Napoli per te, insomma. Un applauso, grazie. Ci siamo, Matteo Romano. Ci consegna la busta. Scommetterei ancora Costantino Bertona per una premiazione. Bel applauso Costantino Bertona, assessore comunale. Maglia sponsorizzata che consegna Matteo Romano della città di Borgo Sesia. E la Miss che accede alla finale è Nancy Bernacchia. Quella qui indosserà la maglia della città di Borgo Sesia. La nostra Angela gli porterà i fiori. Eccola qua, un bel applauso. E mancano solo 3 posti disponibili per la finale. Nancy e Cipure, vai tra le finaliste. Grazie a Costantino Bertona. E chiamo scomodo un'altra volta Cesare Roberto, non mi può dire di no, mi deve premiare. Un bel applauso Vittorio Valsesiano. Matteo mi consegna la maglia chiffon. E andiamo a scoprire il nome della ragazza che andrà a
al finale ed è Diana Zakova. Bello applauso. E andiamo qui a premiare Paolo Pino, campione paralimpico a Pechino 2008, un bel applauso. Matteo consegna la maglia sponsorizzata da Ciclota. E il nome della ragazza che va alla finale è Beatrice Bussanic. Grazie Beatrice. Purtroppo un solo posto libero per questa finale di Miss Ciclismo 2011 e a premiare Alessandro, chiamo te Brambilla, grazie. Ricordo giornalista di Tutto Sport, un bel applauso. E Matteo Romano gli consegna la maglietta sponsorizzata da Castelli. E la ragazza che accederà alla finale è Karina Wojciun, la Borgo Seziana. Un bel applauso! Questa ti pure qua come un attimo. Non so se mi consentite questa licenza poetica, io non sono il conduttore, però dico una cosa importante. La ragazza che vincerà il concorso Miss Ciclismo 2011 esordirà come Miss il 14 di gennaio all'Idroscalo di Milano, premiando il vincitore della prestigiosa gara internazionale di ciclocross Trofeo Guercioppi, che è un po' l'anteprima del campionato del mondo di ciclocross. Questo l'avremmo dovuto dire nella serata finale, lo diciamo adesso, anche come buon auspicio, visto considerando che Beatrice nel 2011 ha premiato il miglior ciclocrossista del Trofeo Guercioppi e poi ha fatto la miss anche al Gran Premio di Lugano, alle manifestazioni della Binda, al Giro d'Italia e al Giro di Padania. Ok, adesso credo che ci sia anche il riso per me. Okay. Il riso è la zona, l'omaggio, grazie ad Alessandro Brambilla. Io vi vorrei dire che ha vinto il quadro messo in palio da Cesare Roberto, la più votata, ed è Maria Modena. Un bel applauso Maria Modena, che ha vinto questo stupendo quadro. Vieni qua, fatti vedere, mettiti pure qua, Maria Modena. Voi esclusi, io vi ringrazio tantissimo, siete, non siete meno delle altre, anzi, siete tutte stupende, veramente la giuria ha dovuto scegliere purtroppo qualcuno. Ringrazio voi e volevo dirvi, come abbiamo parlato prima con Beatrice, di non disperare, perché comunque proprio lei sta
stata ripescata per una ragazza che non cuffate troppo, una ragazza che è stata non cuffate troppo, vi ringrazio, potete andare. Maria, rimani pure qua. Chiamo a consegnarle il quadro, terza volta sul palco stasera. E Costantino Bertona? Ecco qua, un bel applauso che ha mangiato la più votata con questo quadro. Grazie, grazie mille. Lascio pure il quadro a loro, mettiti pure qua e io ve le farei vedere tutte e 12 adesso al completo, le 12 finaliste di Miss Ciclismo 2011. Voglio un bellissimo applauso per queste stupende ragazze, prego, entrate pure. Eccole qua, il completo, spostati leggermente così ci state tutte. Andate avanti, mostratevi al pubblico. Allora, abbiamo perso una, Sara, allora. E ricordiamo un attimo i nomi, no? Maria. Penny. Maria. Nens. Maggie. Eva. Fotografo Stefano Lanza.